Una vasta operazione antidroga è andata in scena alle prime luci di questa mattina a Scafati. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 36 persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Gli arresti sono stati perpetrati anche in altri comuni del territorio nazionale. Dei 36 arrestati, 25 sono stati condotti in carcere, mentre gli altri 11 sono stati sottoposti alla custodia cautelare degli arresti domiciliari. Ci sono stati diversi casi di minori assuntori di droghe e quindi questo conferma la pervasività del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e non solo, anche a livello di estrazione sociale c'era una trasversalità notevolissima, quindi estrazioni basse e medie alte della società, ma la cosa più preoccupante è comunque quella dei minori, su cui va fatto veramente un punto di riflessione. Erano due gruppi, uno era diciamo preminente e l'altro minoritario rispetto al primo, anche se aveva la sua piena ed efficace autonomia, e tra i canali di approvvigionamento del secondo c'era anche il primo, che aveva maggiore disponibilità di sostanze. Come detto, non c'era una piazza di spaccio fisica, ma vi era una distribuzione in diversi quartieri, sia centrali che periferici della città di Scafati, e questo dà anche l'idea di quanto sia duttile la struttura organizzativa delle consorterie proprio per distribuirsi e creare un reticolo territoriale urbano difficilmente controllabile.